posso chiedere del tatuaggio? Sì, perché io faccio il certo di destra, io sono di destra. Ma che tatuaggio è quello? SS. Ma per me no. Questa è una manifestazione antifascista questa, lo sai? No, vuoi girare con SS sul collo? Non lo so. Siamo venuti a vedere cosa succede. Ah, cosa succede? Guarda pure, guarda. Niente, l'intento è provocatorio un po', forse. No, provocatorio no, cioè alla fine io ci vado a qualsiasi altra manifestazione. Hai letto la storia di Bacari? Sì, l'ho letta, appunto, ripeto, io lo conosco Bacari, è bravissimo ragazzo, lui non se ne merita queste cose. Quando in Italia succedono fatti come per esempio Macerata, in cui una persona va in giro e spara casualmente a delle persone di colore, perché di colore? Che ne pensi? Ah, beh, perché si è rotta i coglioni di queste storie. Cioè, capita una volta, due volte, lo fa pure l'italiano. Ma quando uno straniero lo fa per 20 volte, significa che proprio, appunto, come stavo dicendo prima, non è compatibile con le nostre idee. A fare cosa? È diverso. È a stuprare, a fare altre cose. Che di solito uno con la, cioè un italiano non c'ha la mentalità di stuprare, di solito. I dati sul crimine dicono che gli italiani delinquono quanto gli stranieri sono di più. Certe cose, capisci? Non sta nel sangue italiano fare certe cose. Mentre nel sangue di colore sì. È un po' di più. Se si vede, è perché lo sento in televisione. Poi non so quanto è vero. Chi l'ha detto, dai? E poi lo vedo, poi avevo amici che tirano fuori certe battute, certe cose, quindi... Oddio, ma cazzo, lo fai venire qua? Beh, il signore si sta un po' lamentando. Si lamenta perché giustamente lui non è d'accordo con le mie idee. È razzista? Ma non più di tanto. Dire che il sangue italiano è predisposto geneticamente a violentare meno che il sangue di colore è un concetto razzista. Sì, sarà pure un concetto razzista, però è quello che penso io. No, è tutto sbagliato, ragazzi! Ragazzi, però... andiamo fuori dai coglioni! Di venire via! Dai coglioni! Fa vedere i tatuaggi, vanno via! Vanno via! Questi non esistono! Non è successo niente! Non c'entrano niente! Ma a me non interessa, io non posso avere nulla a che vedere con te! Se tu pensi, ma tu non devi stare qua! Cosa fai qua? Tu devi semplicemente. Cosa fai qua? Capito, sei venuto dopo, ma avete fatto. No, per i coglioni! Ma non vedi che c'è dei pazzi che qua! Siamo impazziti! Tu non c'è. Non è te! Non c'entra niente! Registra bene, dai! Vai fuori! Sono incazzati parecchio. Beh, insomma, c'è anche di peggio. Si è tatuato questa cosa per convincimento. No, beh. Che cosa? Ma io mi sono tatuato perché penso che l'idea ad esempio nazifascista su certi aspetti sia giusta. Quelle giuste e quelle sbagliate, quali sono? Ma quelle giuste, io non sono italiano, io non ve le so dire, però so che comunque ha fatto del bene per l'Italia, ad esempio Mussolini. Ma non è italiano? No, Bulgaria. Quindi anche lei è un migrante? No, assolutamente, niente Gomorra, niente di queste cose. Io, dove è nato? Io sono qua da 13 anni, 14 anni, quindi mia madre lavora, tutti in ordine, c'è tutto in ordine, tutto preciso. Ma perché cos'è che hanno detto alla fine? Beh, hanno detto che una persona che crede che l'olocausto sia una cosa giusta, perché ha il tatuaggio dell'SS, non deve stare qua. Ma non è l'olocausto, io non ragionavo per l'olocausto. A me dell'olocausto non mi interessa, per me non sono cose... Comunque, lei è un migrante? No. Se i suoi genitori, se lei è nato in Bulgaria ed è venuto a vivere qua, è un migrante? Se questa è la parola giusta, sì, però... Sì. Non è che il migrante tutti i giorni stupra? No, questo no. Ma su nessun genere di persone. Andate a casa che forse...